Alberto Scioli, vincitore delle primarie di Capolona per naturalmente le prossime elezioni amministrative. A questo punto, dopo questa elezione delle primarie, come si sta proseguendo? Ma dopo questo bellissimo risultato di partecipazione soprattutto di cittadini, quasi 1300 persone, un dato eccezionale per un comune di 5000 abitanti, e quindi già un dato eccezionale fare in modo che 1300 persone abbiano partecipato alla scelta del candidato sindaco per il centro-sinistra e non in 4-5 persone, quindi già questo è un segnale fortissimo di rinnovamento di quello che noi vogliamo fare per la prossima amministrazione comunale. Adesso partirà la costruzione del programma insieme a tutte le forze politiche, insieme a tutti i cittadini che chiameremo ancora una volta a partecipare per costruire appunto insieme il programma della prossima legislatura. Quindi sarà un programma partecipato, chiameremo i cittadini, non solo, anche le associazioni, anche persone che hanno una sua competenza in determinati campi della vita anche di Capolona e non solo, per contribuire assieme a fare un programma il più vicino alle esigenze dei cittadini in un momento così particolare che stiamo vivendo nel nostro paese. Durante proprio gli incontri per le primarie, una delle cose che ha sempre detto Alberto Scioli è quella di guardare anche di là dalla valle, cioè in pratica dare voce a quei cittadini, soprattutto anche delle frazioni. Ma soprattutto direi che le frazioni sono anche un valore importante per il territorio di Capolona. Abbiamo delle frazioni molto belle, da Pieve San Giovanni a Castelluccio, Casavecchia. Quindi noi abbiamo una necessità impellente di valorizzare questo territorio, soprattutto anche perché lì le bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche del nostro comune, del nostro territorio, sono soprattutto in queste realtà. In primo luogo Pieva Sietina, in secondo luogo tutto l'Arno, l'Arno è che costeggia quasi tutto Capolona, per cui ecco, il nostro impegno sarà quello di valorizzare in primo luogo queste realtà, vedere, guardare con occhi particolari a una valorizzazione del territorio, alle sue bellezze, per consentire anche uno sviluppo economico, nuove attività economiche, rendere così attrattivo questo territorio comunale. Per un attimo hai citato le associazioni, quanto diventano importanti anche nella formazione proprio della nuova amministrazione e poi naturalmente dei nuovi bilanci? Ma sono importanti le associazioni, perché noi vorremmo fare una lista e componente di persone che abbiano a cuore il territorio di Capolona, che abbiano un senso civico e civile, direi, e quindi anche le associazioni che operano nel territorio quotidianamente, che conoscono anche la realtà di Capolona, e non solo quelle del tempo libero, ma anche quelle che lavorano anche per soddisfare le esigenze e venire a sostegno delle sofferenze quotidiane dei cittadini, che conoscono quindi molto bene il territorio, possono dare sicuramente un contributo, vanno valorizzate nel senso di che sono gli interlocutori dell'amministrazione comunale, un'amministrazione comunale che vuole guardare i cittadini e operare per il comune, ecco, le associazioni operanti attualmente a Capolona possono dare un contributo all'amministrazione per andare incontro ai propri concittadini. Uno dei punti, quando naturalmente sono svolte le primarie, era meno inaugurazioni, più manutenzione, più stabilizzazione anche di quello che abbiamo, no? Sì, noi dobbiamo partire da quello che abbiamo, da quello che siamo. Non è più il momento delle grandi opere, non è il momento delle grandi idee che poi rimangono sulla carta. Noi dobbiamo partire da quello che siamo, fare di più con meno era uno dei punti. E fare di più con meno significa smettiamola di fare l'inaugurazione o promettere inaugurazione di grandi opere, ma facciamo più manutenzione. Io credo che uno dei programmi, dei progetti importanti sarà un grande programma delle manutenzioni di questa realtà, per ridare al comune anche un certo decoro che negli ultimi tempi, per svariate ragioni, non certamente riconducibili alla volontà degli amministratori uscenti, ma ha portato però a una specie di a un po' di degrado del comune di Capolona, e questo lo si riscontra poi non solo a Capolona, ma purtroppo un po' da tutte le parti, anche in altri comuni contermini, non solo a Capolona, a ben vedere. Ecco. Quindi dobbiamo lavorare in questo senso, dare con la collaborazione dei cittadini, con la collaborazione delle associazioni, un nuovo stimolo, cioè quello appunto di pensare al decoro urbano, alla manutenzione, per dare un senso civico all'appartenenza in questo territorio.
Un momento quello in cui andrà ad insediarsi la prossima amministrazione, dove i bilanci sono sempre più risicati e dove naturalmente invece c'è un'emergenza sociale dovuta anche alla crisi. Quindi ci sarà un lavoro da fare anche nell'aspetto sociale? Beh, certo, sicuramente, insomma, noi viviamo in questo momento particolare, noi dovremmo creare, credo, i presupposti affinché vi sia una nostra priorità, comunque sarà sempre comunque il lavoro. E noi, questa realtà di Capolona è una realtà produttiva, nata attorno alla produzione, è una realtà manifatturiera, ha questo DNA. Dovremmo pensare, ripensare allo sviluppo di questo territorio, e con un occhio particolare alle attività manifatturiere, alle attività artigianali, che sono la ricchezza di questo territorio, del Basso Casentino, quindi non solo di Capolona ma anche di Subiano in particolare, ma però anche con un occhio aperto anche a nuove possibilità di sviluppo, a nuovi lavori, quindi all'innovazione che ci può essere. Quindi c'è la necessità di una infrastrutturazione del territorio anche per ciò che riguarda non solo l'infrastruttura hard, ma anche quella immateriale, come viene detto, per cui in molte parti del nostro territorio non arriva la DSL, quindi questo è una delle questioni importanti affinché vi possano nascere nel territorio anche attività che abbiano questo tipo di infrastrutturazione. Quindi parlo di agriturismo, parlo di valorizzazione del territorio anche agricolo, di nuove attività agricole che possono ricondurre a un recupero del territorio, che poi è anche un recupero anche per la salubrità del territorio. Quindi bisogna guardare anche a questi aspetti, partendo soprattutto da questa grande priorità che è il lavoro, quindi il comune, rendere il comune, come dire, attrattivo verso nuovi lavori e nuovi investimenti anche per questo territorio. Mi viene in mente una cosa: Alberto Ciolfi, oltre ad essere stato sindaco di Capolona, mentre siamo andati in giro per le frazioni, tra l'altro vedevo un sindaco giovanissimo a quell'epoca, soprattutto a Piave San Giovanni, perché era tutta tappezzata di un giovanissimo Alberto Ciolfi. Poi si è diventato naturalmente presidente di Coingas, altri tempi probabilmente, però anche da lì hai fatto salire la Coingas, e quindi attraverso progettazioni e probabilmente anche sperimentazioni nuove. E credo che forse questo possa essere anche di utilità per capire come muoversi in un mondo dove non è facile oggi, ma forse per poter crescere con progetti nuovi. Beh, direi che in questo momento particolare ci vuole anche un po' di idee, credo di avercele qualcheduna, ci vuole un po' di coraggio, credo di avercelo un po', credo di essere anche il sindaco, seppur eletto da una parte, perché è ovvio che sia così, spero maggioritaria, se sarò eletto, so anche dimostrato di essere il sindaco di tutti, anche nel passato, in un contesto completamente diverso da quello attuale, eppur completamente diverso da quello attuale, ho dimostrato nell'89, quando fui eletto, di essere il sindaco un po' di tutti. La mia esperienza che mi porto appresso, anche di 15 anni in seno a Coingas, all'azienda che nel giro di pochi anni è diventata una delle più importanti aziende industriali della provincia di Arezzo, credo che per i contatti, per i rapporti, per le conoscenze, per la capacità anche di sperimentare strade nuove, può essere in questo momento particolare un valore aggiunto per il territorio di Capolona. Devo dire che per questo sono stato avvicinato, per questo mi hanno, come dire, a suo tempo sostenuto, mi hanno, come dire, convinto a poter dare qualcosa per Capolona, perché a suo tempo Capolona ha dato molto a me. C'è una cosa anche particolare: quando tu eri sindaco sei riuscito a tirar su anche dei ragazzi giovani, uno tra tutti lo vorrei citare, è Giampaolo Di Cembrini. Anche questa volta ti proponi naturalmente un'esperienza vicino a giovani che hanno voglia di crescere poi successivamente attraverso magari anche la tua esperienza, ma anche attraverso la loro testa. Beh, sicuramente questo è un obiettivo, è uno degli obiettivi, quello, l'obiettivo fondamentale dell'amministrazione, l'ho detto prima, ma l'obiettivo che va di pari passo è quello del rinnovamento. Noi vogliamo, cercheremo di operare con tutte le nostre forze per una lista di totale rinnovamento. Di totale rinnovamento significa anche creare i presupposti per una nuova classe dirigente che possa subentrare in tempi relativamente brevi
a governare, ben governare il territorio di Capolona. Questo è l'obiettivo che mi sono posto, che ci siamo posti con tutti coloro i quali mi hanno e mi stanno sostenendo finora. Quindi il mio obiettivo è quello di dare la possibilità di crescere a persone che hanno a cuore il territorio di Capolona, che in primo luogo hanno un pochino di amore verso questo territorio, che hanno l'orgoglio di essere a Capolona, che hanno la voglia di spendersi per questo territorio. Di questo io posso dare una mano affinché possano crescere una nuova capacità amministrativa per questo comune. Allora, prossimo appuntamento magari con i cittadini, con la gente che ha voglia di fare e quindi cominciare a creare questa nuova lista? Sì, questo sarà da qui al 27 aprile, che sarà l'ultimo giorno in cui si dovrà presentare la lista, quindi abbiamo tutto marzo, abbiamo tutto aprile. In pratica faremo delle assemblee, gli incontri per fare sì, per un verso, per fare questo programma il più possibile ancorato alla realtà di Capolona, per l'altro per creare i presupposti di vedere un po' se c'è le persone che si propongono anche, che si vogliono proporre, così come ho fatto io e anche altre tre persone che ci siamo proposti per le primarie. Ci sono anche delle persone, giovani e meno giovani, che vogliono proporsi per fare qualcosa per il proprio territorio.